Live Social. Siamo in compagnia di Simone Parisi, reumatologo. Buonasera Simone. Buonasera a te e buonasera a tutti. Benissimo, sei un reumatologo, parlaci un po'. Che cos'è un reumatologo e che cosa fa? Beh, il reumatologo è uno specialista che si occupa proprio di reumatologia, quindi di malattie reumatiche. La reumatologia è una branca della medicina, in particolare la medicina interna, che si occupa principalmente di malattie autoimmunitarie, spesso rare, che possono colpire non solo le articolazioni come il nome magari fa pensare, ma anche altri organi e apparati, polmoni, cuore, anche la pelle, insomma ci occupiamo un po' di tutto. E soprattutto quello che ci tengo a sottolineare è che non è una branca che si occupa solo di pazienti anziani, ma purtroppo, ahimè, abbiamo patologie che colpiscono anche bambini, adolescenti, insomma anche giovani. Sì, insomma non pazienti. Si va a limitare come, no, esatto. Come il nome suggerisce, esatto, non solo agli anni reumatismi, più grigi. Della nostra età, esatto, ma ahimè purtroppo va a colpire anche i più giovani. Sì, ecco, hai parlato di malattia autoimmune. Una malattia autoimmune cos'è? Una malattia che... Allora, è una malattia che sostanzialmente è generata dal nostro corpo perché il sistema immunitario funziona in modo anomalo. Cioè, anziché combattere germi o sostanze esterne, se la prende con noi stessi e quindi va ad aggredire alcuni apparati, alcuni organi, in particolare, per esempio, una malattia autoimmunitaria molto famosa è l'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide è una patologia del sistema immunitario che va ad aggredire proprio le ossa del corpo e piano piano le consuma. Questo è un esempio classico di malattie autoimmunitarie, per esempio. Ecco, e l'artrite reumatoide ha una cura? Oggi per fortuna abbiamo tantissime terapie a nostra disposizione, in particolare negli ultimi anni abbiamo avuto l'avvento dei farmaci che si chiamano farmaci biotecnologici, ovvero dei farmaci che vengono creati attraverso le biotecnologie e quindi si formano dei veri e propri anticorpi monoclonali contro un meccanismo che genera l'artrite e quindi un meccanismo specifico che va a spegnere proprio l'infiammazione articolare. Ecco, perché comunque l'artrite reumatoide è un'infiammazione articolare, sì, no? Esatto, ecco, esatto, sì, è proprio generata, un'infiammazione, ahimè, dal nostro sistema immunitario, esatto, che perde l'orientamento, esatto, perde il lume della ragione e a un certo attacca. Punto, esatto, se la prende con noi. Ecco, ti volevo chiedere, Simone, ma come mai hai deciso di specializzarti in una branca della medicina così particolare, possiamo dire? Ma allora, io in realtà provengo dall'ortopedia, quindi avevo questo interesse nell'apparato osteoarticolare. Poi in realtà per un caso sono finito, perché ho vinto una borsa di studio in malattie rare, in un reparto di reumatologia. Quindi per caso fino a un certo punto, perché comunque per vincere una borsa di studio non è che sei capitato nell'aula sbagliata, no? Certo, no? Certo. Hai vinto, fai, quando cerchi di fare un po', certo, di esperienza sul campo dopo la laurea, allora ho avuto questa opportunità e ho avuto a che fare con gli altri colleghi reumatologi che mi hanno fatto appassionare alla materia, che è effettivamente molto interessante perché ha tantissimi spunti di ricerca, spunti clinici, quindi si può veramente spaziare all'interno di questa branca veramente tanto, quindi con una voglia di crescere anche dal punto di vista professionale. Ecco, sicuramente la voglia anche di crescere, soprattutto la voglia anche di entrare in quella che è un, possiamo quasi dire, un percorso inesplorato, no? Perché comunque le malattie autoimmuni sono, come hai detto tu Simone, rare, sono anche molto difficili, no? È un campo difficile, è un campo nuovo, inesplorato. Sei un po' come un esploratore che traccia un sentiero in un percorso sconosciuto. Ma diciamo che la difficoltà di queste patologie è non solo la complessità, ma proprio anche la capacità diagnostica, che per fortuna negli anni è migliorata tanto con le varie metodologie che abbiamo a disposizione di laboratorio, anche metodologie interventistiche, ma magari localizzate al prelievo di sostanza a livello articolare per fare un'accurata diagnosi. Perdonami se ti interrompo. Parlando di capacità diagnostica, si intende la capacità di determinare che tipo di malattia è, ovvero, sì, di cosa soffre il paziente. Esatto. E mi ha detto nella pre-intervista qualcosa di molto scioccante sulla capacità diagnostica. Sei piacere di dirlo. Sì, il problema del reumatologo è purtroppo l'invio del paziente con i sintomi giusti al reumatologo. Questo purtroppo è un
tallone d'Achille che non è solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, il ritardo diagnostico per alcune nostre patologie arriva anche a superare i 10 anni. Questo perché spesso magari anche altri colleghi e anche soprattutto magari il rapporto col medico di famiglia dovrebbe essere più approfondito nel evidenziare quelli che possono essere i sintomi di una patologia reumatica e quindi un invio repentino allo specialista reumatologo. Spesso noi vediamo pazienti che magari sono stati visti da altri specialisti e quindi poi arrivano da noi ormai in un momento un po' tardivo, mentre con i farmaci che abbiamo adesso a disposizione un trattamento precoce permette anche di ridurre drasticamente la disabilità. Ecco, quindi prima si scopre, meglio è, assolutamente. Perché sono comunque malattie degenerative nel tempo, richiedono tanto tempo, no? Esatto. Quindi sì, ci sono diverse tipologie di malattie, però mediamente, in ogni caso, indipendentemente dalla tipologia di malattie, l'ideale è una diagnosi precoce per un trattamento precoce. Ecco Simone, vorrei chiederti, approfittando appunto della tua professionalità e della tua presenza, quando bisogna far scattare un campanello d'allarme e rivolgersi a un reumatologo? Allora, per fare un esempio un po' pratico facilmente insomma comprensibile, un esempio fondamentale è quando ci troviamo di fronte ad una infiammazione articolare. Come capire se un'articolazione è infiammata? Allora, l'articolazione infiammata ha delle caratteristiche molto precise, che l'articolazione diventa calda, tumefatta, rossa e dolente e soprattutto ha un'impotenza funzionale. Se un'articolazione ha queste caratteristiche, verosimilmente siamo di fronte ad un'infiammazione articolare. Qui è meglio rivolgersi allo specialista reumatologo. Ecco, quindi anche se mi capita per la prima volta nella mia vita un'infiammazione articolare, anche se è il primo caso in cui mi capita, meglio comunque giocare sul sicuro. Certo, l'importante è sempre avere un ottimo rapporto col medico di famiglia, che solitamente, se attentamente informato, perché poi anche quello che riferisce il paziente al medico è importante, spesso poi può inviare il paziente correttamente allo specialista reumatologo. Ecco, quindi andare al medico di famiglia, andare al medico comunque generico, certo. Rendere nota. È importante, io ci tengo tanto al rapporto col medico di famiglia sul territorio, è importante dialogare tra specialista e territorio, perché poi loro sono i medici che sul campo controllano i pazienti poi anche su tutto il percorso, quindi è importante avere un link veramente forte con il territorio. Ecco, quindi comunque grazie per averci spiegato quando, diciamo, tra virgolette, preoccuparsi. Ma d'altro canto, molte persone spesso, proprio perché sono preoccupate, paradossalmente, proprio perché hanno paura, ritardano la visita, ritardano la diagnosi, a magari passa da solo, magari non è niente. Poi 99 volte su 100 è così, ma sì, per fortuna sì. La volta della sfiga è la volta della sfiga, come si suol dire. Sì, meglio comunque sì, giocare per fortuna, sul sicuro. Per fortuna sono comunque condizioni che non sono così tanto frequenti. È chiaro appunto che però se abbiamo una sintomatologia a cui non siamo abituati, un po' strana, che insomma ci fa rimanere un po' perplessi, è meglio sempre chiedere. Perché no? E comunque, come poc'anzi detto tu Simone, prima si scopre, meglio è. Esatto. Quindi comunque sono malattie che si manifestano con dei sintomi. Sì. Quindi non sono asintomatiche, no? Questi disturbi. No, solitamente non sono mai sintomatiche, anche se ci sono anche qualche caso, però solitamente c'è sempre una manifestazione dal punto di vista sintomatologico che, se non altro, ci fa sospettare qualcosa. Bene, questa cosa è rincuorante, no? Quindi, anche perché spesso ci sono malattie che quando si manifestano quando ormai è troppo tardi. Sì, alcune, certo, si manifestano in questo modo, ma meno male che altre, come ad esempio nel tuo caso la reumatologia, fanno una telefonata molto tempo prima, anni prima di diventare qualcosa. Sì, alcune sì, infatti alcune sono proprio particolari perché possono dare dei segnali anni prima della loro insorgenza. Questo non vuol dire che bisogna alcune volte non è purtroppo possibile trattarle in modo così tanto preventivo, però sicuramente insomma un controllo non fa mai male. Ecco, quindi prevenzione. Esatto. Ecco, piuttosto è meglio andare da Simone, farsi quattro chiacchiere e salutarsi piuttosto che andarci troppo tardi. Troppo tardi, esatto. Allora, io a questo punto, se sei d'accordo Simone, lascerei i tuoi contatti, che sono innanzitutto il tuo numero dello studio, sì, che è 349 14 34 341, il tuo sito docvadis.it/simone-parisi.it,
la tua pagina Facebook, dottor Simone Parisi, che è l'ultima ma non meno importante. Giustamente immagino che sulla tua pagina Facebook ci siano... Sì, ci sono tutti anche gli appuntamenti, i convegni a cui possono partecipare anche i pazienti, perché facciamo degli eventi anche per i pazienti o per i cittadini, e poi mi possono anche contattare tramite la pagina Facebook proprio per rendere più fruibile il contatto col medico. Ecco, quindi sia il numero di telefono sia la pagina Facebook ti possiamo trovare. Molto bene Simone, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, di averci parlato appunto di questa branca della medicina che spesso viene ignorata, sottovalutata, dimenticata per così dire, ma che comunque ahimè è attuale e può cambiare la vita delle persone a tutti gli effetti. Io mentre sono illuminato da un riquadro di sole oserei dire divino, certo. No? E con buon questo e con questo Simone Parisi, reumatologo, io ti saluto e ti ringrazio di essere stato con noi qui alla Live Social. Grazie a voi. Benissimo. Ahimè, purtroppo il tempo in compagnia di Simone Parisi, reumatologo, è terminato, ma amici di Live Social, non andate da nessuna parte perché il salotto è sempre qui in attesa di nuovi ospiti. Ciao a tutti. Live Social.